Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 87. Allora, Sara, il capo, ogni volta che le sue prede sono pronte per sterminare la famiglia, devo farle entrare nella dimensione parallela, dove sono io e gli altri bambini. Si va dal capo in persona e riceve una sorta di benedizione, in modo che vede con i suoi stessi occhi che la preda è pronta all'atto finale. Solo che te, al contrario, mentre ti avvicini verso di lui, gli rubi il medaglione e inizi a correre più forte che puoi. Noi cercheremo di aiutarti nel sopravvivere e per non farti prendere da lui. Poi vai nella cosiddetta stanza degli inferi, che è fatta solamente di fiamme, e getti il medaglione. Una volta che getti il medaglione nella stanza, scappiamo tutti dall'altra dimensione e poi torniamo finalmente alla vita normale di ogni giorno. Piano tosto, ma fattibile. Beh, papà, finché non sei tu che devi rubare un medaglione ad un demone, va bene. Si messero tutti a ridere. Cosa ridete? Io me la sto facendo sotto dalla paura. Chissà che faccia inquietante. Dai, Sara, pensa per chi lo fai. Poi, vabbè, un demone è sempre spaventoso. Ah, beh, papà mi rassicura molto con queste parole. Non so che altro dire, piccola, però sappi che nel bene e nel male io sarò sempre al tuo fianco. Stessa cosa vale per te, papi. Ora mi dispiace interrompervi, ma devo andare. Se il capo scopre che sono troppo tempo qui, magari può sospettare qualcosa. Quando sarà il momento giusto, vi farò sentire. In che senso ti farei sentire? Devo impossessarti, Sara. Almeno non sospetta nulla il capo. Ah, va bene, ma promettermi che è l'ultima volta. Non vorrei commettere errori mentre sono indemoniata. Tranquilla, non te lo permetto io. Sì, vabbè, ti impossesso, ma non tanto. Giusto in modo che capisci che tutto fila liscio e che non c'è nulla sotto. Ok, va bene Giulia, ci vediamo allora. Sara se ne andò in camera a riflettere. È turbata per quello che deve fare e non ha tutti i torti. Nel frattempo io e Est iniziamo a cucinare per la sera. Voglio che almeno questi ultimi giorni siano normali. Perché come andrà non si sa, però almeno ci avremo provato. Se solo avessi saputo che qui dentro c'era morta una famiglia, non mi ci sarei trasferito. Volevo il meglio per la mia famiglia, però allo stesso tempo, se non venivo qui, non conoscevo Est. E non scoprivo che prototipo di moglie avevo. Quindi era così che dovevano andare le cose. Sara, la cena è pronta! Ci sedemmo a tavola tutte e tre e iniziammo a mangiare. Ridere e scherzare come una famiglia normale, come una vera famiglia.